La storia dell'Italia non è finita. Si intitola così l'ultima fatica letteraria di Ciriaco De Mita, presentata al Teatro Regina Margherita. Uno sguardo al passato per parlare del presente attraverso eventi e personaggi storici che hanno cambiato la politica italiana negli ultimi 97 anni. Era infatti il 18 gennaio del 1919 quando Don Luigi Sturzo fondava il Partito Popolare Italiano appellandosi ai liberi e forti. Un invito che oggi Ciriaco De Mita ha voluto rinnovare sul palco del teatro nel corso dell'incontro organizzato dall'Associazione Impegno e Presenza. Un'occasione di confronto tra le vecchie e nuove generazioni in cui si è parlato anche dei valori di cristianità e solidarietà che ispirano la nascita del partito che poi sarebbe diventato la Democrazia Cristiana. Oggi è la ricorrenza di un evento straordinario nella storia della cultura politica del nostro paese. Un sacerdote siciliano nato a Caltagirone pensò la politica in maniera moderna e diversa da come era avvenuta fino allora. E potremmo aggiungere che la pensò in maniera così moderna e vera che sarebbe attuale ancora oggi. Direi che tra le tante culture politiche che hanno accompagnato la grande storia italiana, quella che sopravvive è questa, ma per una ragione molto semplice. Perché gli altri avevano una cultura fissata su un obiettivo. La storia è cambiata e l'obiettivo è stato più o meno raggiunto. Lui invece aiutava le persone a costruire di volta in volta le soluzioni che sarebbe stato possibile costruire. La riflessione che si può fare oggi, anche se le questioni sono molto diverse ed è passato quasi un secolo, è che la politica ha bisogno di buone basi, e quelle che Sturzo cercava di fornire con quell'appello erano basi solide. Ecco, se c'è oggi un rammarico è che la politica si è ridotta ad una rappresentazione di se stessa, non sempre di grande qualità.